Quali sono per GFT i driver della trasformazione digitale nel settore bancario? Ma dunque, noi come GFT abbiamo iniziato circa 2 anni fa a studiare il settore della digitalizzazione e abbiamo cercato di coniugare quello che è il mondo del retail, quindi fuori dal mondo bancario, con quelli che sono i servizi che la banca eroga al cliente finale, dove il concetto di base sostanzialmente era: la nostra vita è fatta di lavoro dove guadagniamo dei soldi e di andare in giro dove spendiamo dei soldi, e la banca in questo può giocare un ruolo proprio nel mondo dei pagamenti. Poi il secondo ragionamento fatto è: ma per una banca, per poter erogare questo tipo di servizio, che cosa deve cambiare al suo interno e che effetto può avere sul proprio conto economico? E abbiamo individuato sostanzialmente 4 assi. Uno è un tema organizzativo e normativo, dove la prima cosa, bisogna che una banca oggi possa vendere un prodotto senza doverti far firmare 40 pagine di contratto per adottarlo, che questo è già il primo freno che si incontra in un rapporto stretto con la clientela. Di conseguenza vuol dire andare a semplificare tutto il quadro normativo, che purtroppo è cresciuto e si è complicato negli anni a fronte delle controversie, cioè questi impianti contrattuali così complessi nascono nelle varie controversie che si sono creati durante il... Il secondo è quello organizzativo. Mi risulta difficile che si possa costruire una strategia commerciale di marketing se il personale della banca non è il primo utilizzatore di questi canali. No, e qui magari la nuova generazione aiuta, perché con i figli, con le cose, i genitori sono in qualche modo spinti ad adottare queste nuove tecnologie. Il terzo asse è quello tecnologico. Quello tecnologico, che vuol dire non è più la banca che eroga il servizio presso la filiale, ma eroga il servizio presso qualunque tipo di device che non è sotto il suo stretto predominio. E quindi qui si apre una tematica di sicurezza importante, no? Credo che i recenti articoli usciti sull'Apple Pay insegnino quanto il tema della sicurezza nel mondo dei pagamenti sia importante. Noi poi come GFT abbiamo costruito 3 laboratori, uno in Spagna, dove per definizione il mercato di retail banking è più evoluto, uno in Brasile, dove per le distanze e per la difficoltà di comunicazione logistica il mondo del mobile ha avuto una diffusione, una larga diffusione. E il terzo in Germania. Perché in Germania? Perché semplicemente in Germania è dove spesso nasce il quadro normativo, dove si fanno i gruppi di lavoro per trovare gli standard europei, come per esempio il SEPA, e per noi era importante avere un posto, no? Un tavolo, una sedia in cui sedere e partecipare a quelle che sono le evoluzioni che oggi, diciamo, da un punto di vista interno il settore bancario si sta adottando. Perché quello che poi è importante non è tanto la banca che va a digitalizzarsi e a offrire la cross-canalità, l'omni-channel, tutto quello che vogliamo, è che tutto il settore sia in grado di erogare questo servizio, perché altrimenti ci troviamo a competere con soggetti che non sono nell'ambito bancario, per esempio PayPal, no? Per esempio la stessa Telecom, che ha montato un suo sistema di pagamento. Per cui le banche da un lato devono semplificarsi, diventare più soggetti di mercato, e per società come le nostre avere la vista del cliente finale, ma non del cliente della banca, tanto siamo tutti clienti di una banca. Il cliente in termini di bisogni quotidiani, in termini di abitudini di spesa, in termini di esigenze, no? E da lì con questi laboratori abbiamo incominciato a costruire una serie di prototipi. Per esempio, quest'anno avevamo come evento nostro l'internet delle cose, abbiamo provato a collegare gli elettrodomestici ai sistemi di assistenza con pagamenti digitali. Questo è un modo come una banca, con un proprio servizio di pagamento digitale, può entrare in un'esigenza che non è strettamente bancaria, ma che è quella di ripararsi il proprio elettrodomestico.
No, un altro tema che per le banche diventa importante in termini di digitalizzazione è togliere i back office. Se uno vuole parlare di banca digitale, bisogna togliere tutti quei back office, perché il digitale significa tempo reale. Questo lo vediamo con i ragazzini, non hanno voglia di aspettare neanche un secondo, tutto deve essere in tempo reale, e se io ho i back office, il tempo reale non riesco a farlo. Oggi quali sono le soluzioni di punta a cui le banche possono fare riferimento? Oggi in realtà non esiste un modello che sta diventando predominante rispetto a un altro. Quello che si osserva sul mercato è che ci sono diverse sperimentazioni, a qualcuna di successo, qualcuna meno di successo. L'Inghilterra un annetto fa era partita con una sperimentazione sul mondo dei pagamenti. Peccato che la sua realizzazione era talmente complessa per sopperire alle problematiche di sicurezza che poi il tasso di utilizzo non era stato eccellente. Un altro esempio, questo è un esempio italiano, non so se avete letto sulla stampa, ma la UBI ha lanciato un nuovo sistema di pagamento di tipo mobile che consente di trasferire in tempo reale denaro da un utente all'altro. No, il classico esempio sono i soldi da mandare ai ragazzini che stanno in vacanza, piuttosto si deve fare un regalo, no, per farla un po' gioviale, un regalo e dividere l'importo a questo punto col mobile. Questi sono servizi in tempo reale. Un altro bel esempio, questo già che sta avendo dei bei successi, è lo ski pass collegato alla carta di credito. C'è una sperimentazione in corso. E anche qui, ancora una volta, è come una banca attraverso i propri canali di pagamento può entrare e semplificare la vita. Io mi ricordo questa idea qua era nata un giorno in un comprensorio dove stavamo facendo una coda di un'ora e mezza per prenderci lo ski pass. E la battuta fu: ma come sarebbe bello se potessimo andare direttamente a sciare? Da lì, con una stupidata, nacque questa idea. Realizzata dalla UBI, dove hanno associato la carta di credito con lo ski pass, per cui oggi uno non compra, nei comprensori che hanno aderito non compra più lo ski pass, va direttamente a sciare e il tornello dove tipicamente noi passiamo lo ski pass, ci passiamo la carta di credito e poi attraverso tutto un meccanismo, centro servizi di SIA, viene eseguita la transazione. Qual è il vantaggio per l'utente finale? Per esempio, non deve più pagare lo ski pass giornaliero, ma fa un pay per use fino al raggiungimento del tetto massimo del valore dello ski pass. Ecco, questi sono degli esempi di come la banca con i propri sistemi, con i propri network può rendere e semplificare la vita di un utente finale.